Ciao, ciao Ciao. Carlotta. Bene, Ciao a a te l'onore tutti. di concludere con l'ultimo talk, questa edizione online del Freelance Camp. Ci parli di investire in tempo di Esatto. pandemia. Una pazza idea, Sì, adesso ci oggi. racconterai se è stata veramente così pazza. Ok. Vai. Allora. Sì, oggi parliamo di soldi, proprio nel modo più cinico possibile, perché io a fine 2020, dopo un anno di pandemia, mi sono accorta, con più o meno coscienza, di aver speso tutti i soldi che avevo messo da parte, e non solo, per investire nella mia attività. Perché a inizio 2020, quando un po' si andava delineando quella che era la situazione Covid, insomma, avevo capito che era ora di muovere un pochino le acque. Dicono che quando il lavoro comincia a calare è il momento di dare una sistemata alle mail, ai documenti, ai corsi che abbiamo lasciato da parte, per cui così, ho detto, se là fuori deve essere rivoluzione, allora facciamo la rivoluzione anche qua dentro. Così, a inizio febbraio, ho preso carta e penna e ho cominciato a delineare un po' quelli che erano i miei obiettivi principali per capire dove iniziare a investire. Ho deciso di presentarveli perché magari possono essere di spunto anche per voi, capire in che modo indirizzare i vostri soldi. Allora, il risultato di carta e penna è questo qua. I miei tre obiettivi principali erano sicuramente al primo posto migliorare la presenza sui social, che credo che fosse il passaggio di cui avevo bisogno per dare quella spinta in più alla mia attività. Al secondo posto ho scritto lavorare meglio, perché avevo bisogno di aggiornare un po' i miei strumenti di lavoro. E al terzo posto ho inserito vivere meglio, perché sicuramente avevo bisogno di una migliore organizzazione casa-lavoro. A questo punto del viaggio io ho avuto il mio primo insegnamento per quanto riguarda gli investimenti, cioè l'importanza di pianificare e di programmare, perché se mi fossi basata sull'istinto, sul puro istinto, io avrei assunto un social media manager e gli avrei detto: ok, guidami nella gestione di Instagram. In realtà scrivere tutto nero su bianco e programmare le cose mi ha fatto capire che quello che era il mio primo obiettivo in realtà era l'ultimo investimento da fare, perché ho provato un pochino a scorporare un obiettivo grande come una casa in tanti piccoli passaggi. La presenza sui social, infatti, presupponeva un investimento più importante, diciamo, comunque che aveva la precedenza, che era quello del sito web. Se con i social io volevo parlare di me e del mio lavoro, avevo bisogno di un sito web dove far atterrare tutte le persone per poter parlare, avere un punto fisso, un punto di ritrovo dove poter parlare del mio lavoro e dei miei servizi. Ricordate, tenete presente che investire per un sito web non è una cosa singola, ma presuppone tanti piccoli investimenti, che sono la programmazione del sito, qualcuno che scriva i testi, perché io sinceramente non avevo né voglia né tempo di scrivere i testi, per cui mi sono affidata a uno che lo fa di professione, e poi un sito web richiede anche delle foto professionali fatte bene e serie. Per avere un sito web, però, io avevo bisogno anche di colori, immagine, insomma, avevo bisogno di lavorare su quella che era la mia brand identity, un lavoro che io non avevo mai fatto prima. In particolar modo, questa brand identity partiva ancora a priori dal logo, che sì, avevo, ma non era aggiornato, non mi rappresentava bene, non era fatto da un professionista. Per cui tutto quello che è la presenza sui social in realtà era l'ultimo investimento, partiva tutto dal logo e giù a cascata di conseguenza. In questo macro obiettivo io avevo inserito anche ho inserito anche l'iscrizione ad AITI, che è l'associazione di categoria dei traduttori, perché credo che quando ci presentiamo sui social e sul sito web, con un sito web, un'iscrizione a un'associazione di categoria possa dare un'immagine migliore ai nostri clienti. Finita tutta questa prima tranche di investimenti, ho lavorato su quello che era il secondo obiettivo, quello
Quindi lavorare meglio. Lavorare meglio in particolar modo voleva dire aggiornare i miei strumenti di lavoro, per cui il primo obiettivo che ho, il primo investimento che ho fatto in questo senso è stato il software con cui lavoro. Si chiama CAT, è il software di traduzione assistita che usiamo noi traduttori. La mia licenza risaliva ormai al 2014, per cui per forza di cosa avevo bisogno di qualcosa di un po' più aggiornato. Come secondo investimento mi sono concentrata sul luogo di lavoro. Sono una tra le tante che purtroppo non ha una stanza intera da adibire a studio in casa, per cui ogni volta devo apparecchiare e sparecchiare il tavolo della sala con tutte le mie cose e alternarmi con piatti, forchette e bicchieri quando bisogna mangiare. Per cui mi sono lanciata alla ricerca prima di un ufficio in affitto, però i costi erano molto elevati, per cui alla fine la scelta è ricaduta su un co-working, per cui ho speso veramente poco perché l'ho trovato grazie al comune che ha adibito un'ala della biblioteca e l'ha resa un co-working, per cui per mezza giornata io riesco a lavorare in modo molto più concentrato. E per la prima volta in vita mia, dopo 10 anni di freelance, faccio pausa con dei colleghi veri, quindi parlo con loro e non con la lavatrice mentre faccio panni. E, quindi sicuramente un investimento che vi consiglio, un luogo di lavoro adatto. E come terzo investimento in questo grande obiettivo di lavorare meglio, ho aggiunto anche ovviamente i corsi di formazione che non devono mai mancare. Diciamo che da questo punto di vista la pandemia ha avuto un effetto positivo, perché ho sfruttato l'onda di tutti i corsi di formazione che sono stati offerti gratuitamente, per cui io ne ho accumulati, diciamo, 3 o 4, e poi li ho smaltiti nel corso dei mesi successivi, pagando fortunatamente pochissimo. Finita anche questa seconda tranche, sono partita con il terzo macro obiettivo, che era quello di vivere meglio. Al primo posto sicuramente ho scritto assicurazione sanitaria. E l'assicurazione sanitaria per me e per i miei familiari, in cosa consiste? Si paga una quota annuale che può anche essere rateizzata comunque, che ti va a coprire in base al pacchetto acquistato, ti copre, ti rimborsa parte o totalmente le spese, per esempio, di visite specialistiche, di esami del sangue, ti dà una diaria in caso di infortunio, di ricovero in ospedale, di day hospital. Quindi, insomma, questo investimento mi ha sicuramente fatto, mi fa sicuramente stare meglio anche da un punto di vista sanitario, nonostante la condizione da freelance. Al secondo posto il programma di ginnastica, perché sono sempre stata molto sportiva e sicuramente il lockdown e la chiusura delle palestre non mi ha fatto benissimo, per cui ho fatto questo piccolo investimento, un programma di ginnastica con un personal trainer che lavora online e qualche piccolo attrezzo di base di ginnastica, cioè da palestra. In questo modo mi prendo anche cura di me stessa, del mio fisico. E poi giuro che non mi sono messa d'accordo con Miriam, ma ho acquistato anche un corso di meal prep, perché vivere meglio ovviamente passa anche attraverso il cibo, non solo a livello di distribuzione dei macronutrienti durante la settimana, ma anche per vivere meglio il momento del pasto e non passare 2 ore davanti al frigorifero a dire oddio cosa faccio da cena stasera. Visto che siamo freelance e ci piace parlare molto schiettamente di soldi, vi ho raccolto in questa tabella quelli che sono stati tutti i miei investimenti del 2020, proprio in ordine così come ve li ho descritti, quindi partendo dal logo, il sito web, fino ad arrivare al corso di meal prep, che è stata l'ultima cosa che ho acquistato. Ve la metto perché penso che sia utile per chi non ha mai fatto investimenti di questo tipo, e anche per chi invece lavora nel settore, così ha un'idea magari di quanto possano spendere i clienti dei competitor. Ecco. Il totale, se vi interessa, sono 9.270 euro, che mi è venuto una sincope quando l'ho scritto, quando ho fatto i calcoli, perché mai, cioè se mi dicessero adesso spendi 772 euro al mese per 12 mesi, ecco, io direi di no, assolutamente. Però diciamo che ratizzare le cose comunque ha permesso di vivere questa spesa nel modo migliore possibile e soprattutto di non subirla, ecco. Da tutta questa esperienza di investimenti del 2020 io ho tratto, diciamo, 4 conclusioni, 4 insegnamenti.
Il primo è l'importanza di dividere gli obiettivi, i macro obiettivi, in tanti micro step, in tanti passaggi. Questo permette di capire meglio da dove partire, come vi dicevo nel primo obiettivo della presenza sui social, ma permette anche di distribuire le spese nel tempo grazie alla rateizzazione che ormai il 90% delle persone ti propone. Il secondo insegnamento è stato che gli investimenti non sono mai solo in termini di soldi, ma sono anche in termini di tempo, per cui è sconsigliato accumulare troppi investimenti se poi manca il tempo di seguirli. Come terzo insegnamento bisogna considerare gli imprevisti. Non calcolate mai, non pianificate mai le spese fino all'ultimo centesimo, perché qualcosa può sempre andare storto, come il mio PC rotto il giorno prima di partire per le ferie, quindi ai 9.000 euro aggiungete pure 600 euro di computer. E ultimo insegnamento, investire apre nuove prospettive, cioè le opportunità non cadono dal cielo, finché non siamo noi a muovere un pochino le acque, a cambiare le carte in tavola, non avremo mai niente di nuovo, quindi sicuramente l'investimento apre la strada a nuove opportunità. Per cui se a parlare di investimenti a voi è venuto in mente proprio quell'investimento lì che avete nel cervello da un po', fatelo. Se pensate che sia l'investimento giusto per voi, per il vostro lavoro, per lavorare meglio, per vivere meglio, buttatevi, fate l'investimento senza aspettare la prossima pandemia. Grazie a tutti per la pazienza, per essere arrivati fino a quest'ora. Beh, grazie a te Carlotta. Io trovo sempre molto molto utile anche quando qualcuno tira fuori i numeri, perché altrimenti restano tutti discorsi sempre molto nell'aereo. Invece diamo concretezza alle cose, vediamo quanto costa fare le cose. Che esatto, sì, secondo me è la cosa più utile, almeno come esperienza. Ma la domanda è, hai già cominciato a vedere un ritorno dell'investimento oppure stai ancora... No, sto ancora aspettando in realtà, però devo dire che i rimborsi dell'assicurazione sanitaria mi sono già arrivati, quindi dai, siamo sulla strada giusta. Ti aspettiamo nei prossimi freelance camp così ci racconti il ritorno dell'investimento dopo l'investimento. Esatto, gli investimenti un anno dopo, ottimo. Sì, sempre, okay. Il format, come è andata a finire, è un format utilissimo anche quello, come tirare fuori le cifre. Esatto. Sì. Grazie Carlotta. Grazie a voi.